Ecco, siamo tornati in diretta, sono le 19:23, siamo al consueto appuntamento con lo speciale del sabato che oggi dedichiamo alle rovine della Grande Roma, quella dell'antichità. Con le nostre telecamere abbiamo infatti visitato i musei capitolini sotto la guida esperta del giornalista scrittore Domenico Pertica e sotto quella dell'assessore alla cultura Gianni Borgna. Ma vediamo. Il prossimo 21 aprile Roma festeggerà il suo compleanno riportando il monumento equestre del Marco Aurelio sul suo piedistallo in piazza del Campidoglio. Sarà una cerimonia solenne e vi parteciperanno molte personalità. Una sola cosa turba qualcuno: la statua del Marco Aurelio non sarà quella originale, che è conservata gelosamente nei musei capitolini, ma una sua accuratissima copia. Da ciò è nata una piccola querela tra contrari e favorevoli al falso Marco Aurelio. Tra i primi c'è il noto giornalista Domenico Pertica, che così commenta. Evviva Marco Aurelio del 21 aprile, che starà di nuovo sul suo piedistallo. Peccato che in tempo di clonazione c'è un suo clonato che va lì. A me non mi piace questa cosa. Di diverso avviso è l'assessore alla cultura del Comune di Roma, Gianni Borgna, che risponde. Naturalmente sul piano sentimentale tutti noi vorremmo che alla fine torni Marco Aurelio vero, diciamo. Però è già molto importante che il 21 aprile di quest'anno Marco Aurelio, che comunque è stato realizzato perfettamente con un metodo avveniristico addirittura, torni sul basamento michelangiolesco. La statua del Marco Aurelio è soltanto una delle preziosissime opere d'arte contenute nei musei capitolini, che peraltro si stanno restaurando con grande sollecitudine. Sotto la guida esperta di Domenico Pertica abbiamo fatto un piccolo viaggio all'interno di essi ed oggi vi mostriamo, oltre al monumento equestre, due loro sale tra le più belle. Questa è quella degli arazzi. Qui ogni parete ed ogni angolo della stanza ha una sua storia precisa e al contempo affascinante, che Domenico Pertica così ci riassume. In questa saletta gira e rigira la genialità dell'artigiano romano degli arazzi, perché al San Michele c'era la scuola degli arazzi, che proveniva da un grande maestro fiammingo, aveva chiamato il Papa per insegnare ai ragazzi. Poi guarda qui le console, che cosa sono questi intagli sul legno, tutto puro 700, farebbero gola ai ladri delle antichità, ma fortuna qui non si può rubare. Altro gioiello dei musei capitolini è la Pinacoteca. In essa vi sono contenuti moltissimi quadri, ma fra tutti uno ha colpito maggiormente la nostra attenzione. Restando in tema di grandezza, quella raggiunta dalla capitale nell'antichità, concludiamo questo nostro viaggio nei musei capitolini mostrandovi la nascita di Roma del Rubens. Il commento lo lasciamo a Domenico Pertica. Posso parlare soltanto come ne può parlare anche uno che lo vede, che sia a digiuno completo di critica, di storia dell'arte, eccetera, così. E non lo vedete, questa è una immagine felice della nascita di Roma, vero, mitizzata dal Romolo, il Remo, la Cesta, la Lupa, che ai quali ci piace voler credere, perché l'uomo deve essere sempre bambino per dimostrare di avere un'anima poetica, perché è quella che tiene in piedi veramente anche le grandi cose.